ragazzi, bentornati qui sul mio canale in questo caldo lunedì di fine marzo, che poi in realtà non so se sia un caldo lunedì o meno. Sto fine settimana a Roma ci stavano 40 gradi, quindi immagino che lo sia. Ma comunque oggi siamo tornati sul mio canale per l'appunto con questo video un po' particolare. Un video che sono sicuro vi piacerà tantissimo e che a me fa già ridere, perché è tipo 2 mesi che lo volevo fare e mi fa già ridere il pensiero di volerlo fare, ma non sono mai riuscito a farlo. Prima di cominciare ci tengo anche a chiedervi scusa perché purtroppo non sono riuscito a far uscire il video con Usard, semplicemente perché non siamo riusciti ad accordarci per registrarlo, ma la colpa di tutto quanto, raga, è di questo. Di questo bellissimo iPhone 5S, e in questo momento io non sto facendo una pubblicità a Apple, anzi, se potessi lo sfascerei, ed è quello che, aia, mi sono fatto male da solo, ed è quello che vorrei fare. Perché? Perché fondamentalmente non funziona più, e quindi questa è stata la mia condanna in questo fine settimana. Facciamo così: se questo video arriva a 2000 mi piace, io vi porto un intero video in cui vi racconto la mia storia e tutte le mie avventure con questo aggeggio. What is this dirty moonshine of which you speak? Comunque, onde evitare di fare un intro lunga quanto quelle di Just Ron, partirei subito andando nel succo di questo video. In pratica è una sorta di reazione ai miei vecchi video, cioè non è esattamente così, è un guardare alcuni miei video del canale con i sottotitoli, perché è una cosa che io ho provato a fare un mese e mezzo fa, e ho letto delle cose imbarazzanti, raga, ho letto delle cose proprio imbarazzanti, quindi adesso lo rifacciamo insieme e vediamo che ne esce. In realtà già avevo visto in passato qualche video, solo che non mi ricordo minimamente quale io abbia visto, quindi vediamo un po' di video a caso. Il primo è questo qui, che voglio vedere assieme a voi, perché è un video in cui io parlo dei social, e quindi i social si copiano, cosa ne penso? Questa parte omettiamola. Niente, raga, ho registrato mo' la carriera, non c'ho voce, per niente. Che cazzo vuol dire? Ho due rossi che manco hanno. Comunque, vedete il disordine là dietro, perché, cioè, non è che sono disordinato, perché vi spiego. Non è che sorridono bianche UTR Corriere, che cosa vuol dire? Un 18esimo mio amico, che tra l'altro saluto, Serena. Torino. E praticamente un'altra mia amica ha pensato bene di rovesciarmi il vino sulla camicia e sulla giacca. Ne aveva comunque già bevuto dell'altro, Ma perché no, raga? Fermi, torno indietro. Ci ho detto... C'ha anche fantasia sto coso, cioè io ho detto, c'ha avuto la brillante idea di rovesciarmi il vino e lui c'ha scritto soda, cioè lui sta a pensare a lemon soda, cioè che un altro, che manco è un alcolico poi. Questo video che esce di domenica, allora perché? Perché esce questo video? Perché è il classico video in cui tu, cioè, realizzi di volerlo fare e... Live football, partono pubblicità. No, il punto è che noi, adesso oggi è domenica, no? Voi vi siete svegliati tra... un'ora, quindi ancora non vi siete svegliati. Non vedete quindi ancora non vedete degli angeli. Voi, allora, questo video lo uscirà tra un'ora, quindi voi ancora non vedete degli angeli. Va bene, interessante il cristianesimo. If I was a question. Bene, signori, come avete sicuramente letto dal titolo. Fermi. Alla parte la canzone, non vi siete svegliati. E che dire, iniziamo a parlare di questo argomento. If I was a question. Il famoso quartiere Beppe. Il calcio è strano, Beppe. Tralasciando poi il frame sul quale si è fermato il video, omettiamo anche quello. Adesso andiamo a guardare la bombiola passi che ho fatto con Carlotta. E questo è un video divertentissimo nel mio canale, quindi vediamo un po' cosa ne esce con i sottotitoli. Verticale per Musa, che poi si appoggia a Marez. Perché Equitalia? Perché Equitalia? Che cosa vuol dire? Verticale per Musa, Equitalia. Tirare il portamano. Allora, ok, raga. Abbiamo capito che Musa porta male. Musa porta male, quindi non può più giocare con Leister Musa perché porta male. Cioè, verticale per Musa che porta male. Quindi no, Musa non parte più titolare. Ora ho capito perché abbiamo perso con l'Arsenal. Devo mettere registro sempre. Oi, dimmi. Oi Fede, mi è venuta un'idea fantastica per un video. Oi Fede, oggi tre mi hanno invitato. Non pensavo ti piacessero le gangbang, Carlotta. Tu sei un maschio. E tu comacchio. Io sono un comacchio, regà, ok? Non alla Fede, per favore, non mettere mai in discussione questa cosa. Se Carlotta ha detto che sei un comacchio, vuol dire che avrai i suoi motivi per pensare questa cosa, ok? Basta, discorso chiuso, bene.
i maschi sul mio canale e le femmine sul tuo. Che ne pensi? Cazzo, sei un genio. Se può far così. Lo so, lo so. No, no! Raga, perché? Perché ha bestemmiato? Perché? Non ha senso tutto ciò. Cioè, ok, allora, raga, prima cosa non siamo sul canale di Blur, ok? Seconda cosa, i sottotitoli di YouTube che si inventano le bestemmie me mancavano. Questa segnatela, cioè, allora. Va bene, dai, facciamo da me e da te. Da te, non ci disturba nessuno. Da Re Virgilio parte 1, bene, bene, Allora, Regista, voglio chiedere senza occhiale. Ok, abbiamo capito che Carlotta ha le emorroidi. Mi dispiace, Carlotta. Questo è il motivo per cui al momento si è presa una pausa da YouTube. Le emorroidi purtroppo sono una cosa non bellissima. Signore e Oh. signori, abbiamo capito che al mio compleanno abbiamo bevuto vino. Perché? Perché lo dice YouTube. No, ragazzi, adesso un po' di rispetto per questa piattaforma. Lo dice, vedete, perché era il compleanno vino oggi. Cioè, è proprio un italiano di quelli importanti. Pensate che quando ho messo i sottotitoli, la prima cosa che mi ha detto è stata questa. Guardate, tu metti i sottotitoli sotto al video e lui ti dice italiano, capito? Cioè, italiano. No, precisa che questo per lui è italiano. Bene. Vabbè, già lo so che quando avete aperto questo video non vedevate l'ora di arrivare a questo punto, perché diciamocelo, cioè, chi non vorrebbe vedere i sottotitoli sotto la carriera? E Ok, benvenuti in questa nuova frequentatori. edizione di Sky Sport 24. In vostra compagnia, come al solito, c'è Ludi Zlatan. Oggi J-Ax! naturalmente C'è appuntamento un molto importante per quanto riguarda il mondo del calcio. Il calcio Il europeo, rapporto del dove ci calcio, sono no, il rapporto grandissime del calcio, spiagge. anzi che non se ne è uscito con rapporti sessuali ambigui. E perdere vuol dire sprofondare all'inferno. Buonasera dalla Key Power Stadium di Leicester per la quinta giornata di Premier League. Una partita molto importante quella che si gioca stasera con due squadre, Beh, le due protagoniste. sì, una partita molto importante per la religione. È normale, perché comunque Leicester Tottenham, cioè proprio si va, ogni volta che voi entrate a messa vi cantano i cori della musa, non a caso, della musa ispiratrice di Dio. Vabbè, andiamo avanti, ho capito. E comunque, ragazzuoli, che dire? Vabbè, è incommentabile quello che abbiamo visto, però. Io ve l'ho detto, 2000 like per quell'altro video, ma 2000 like ovviamente se ci arriviamo ve ne porto anche un altro con i video che mi direte voi nei commenti. Quindi facciamo così, a 2000 like, oltre a portare il video in cui vi racconto la mia storia d'amore con l'iPhone 5S, vi porterò anche un secondo episodio e sarete voi a dirmi qui sotto nei commenti le vostre preferenze. Quindi ovviamente cosa dovete fare? Lasciare like e commentare qui sotto il video. Detto questo, iscrivetevi al canale se non lo siete già, noi ci vediamo con i prossimi video. Passate qui sotto in descrizione per tutti i miei social, su tutti Facebook, Instagram e Telegram, in particolare quello al centro che mi dovete seguire in botto su Instagram, perché è sicuramente il social che tengo più attivo. E niente, quello che dovevo dire l'ho detto. Io vi mando un bacione, un salutone, bella raga. La misura del passaggio, quindi Dembélé si addormenta, c'è Si Villalba che addormenta alla fine. lotta, Sevilla a Bari troppo rivolta, poco troppo però, ancora poco. Iunuso che Coraggio, ci ha da lottare, vediamo se c'è per l'ultima grande. ripartenza dell'Eister, con Villalba che può Con gli spingere il Albani, contropiede, è grande gol di partita con Albani, Villalba, corretta grande gol di di Albani. Dembélé al centro Niang, messo Oddio, il pallone per Niang! Come in Supercoppa, come nel 2015, Niang al 93. Ha segnato a credita su assist di Colli Albani.